grazie, vai, interventi, poi rispondo per tutti. Sì, vorrei ripetere quello che ha detto anche Simone. Diciamo che come cappello iniziale ci va bene, insomma, siamo favorevoli, soprattutto per gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti. Però una domanda sorge spontanea ed è questa: cos'è quello che può fornirci a noi il comune di Solgato, in domanda? Cioè, qual è l'organico tecnico effettivo del comune di Solgato? È in sottorganico? Come sono messe anche dal punto di vista del personale? Perché non vorremmo poi, dovessimo, diciamo, da questo punto di vista, dover sopperire noi ad un sottorganico loro. Quindi, come cartello iniziale ci sta bene, poi dobbiamo capire bene nello specifico, perché qui si parla di alcuni punti fondamentali che non ci trovano d'accordo, ad esempio dove, se noi prendiamo la scheda dove si va a dire il miglioramento, ampliamento dei servizi, vantaggi per i cittadini, e all'interno di questo mettiamo maggiore professionalità degli operatori, che poi io vorrei anche capire cosa si intende per maggiore professionalità degli operatori, perché nel momento in cui, e mi sembra che questo si stia facendo e non l'abbiamo ben capito, ma sicuramente avremo occasione di capirlo, all'interno dell'organico del comune di Novara si va a dismettere quello che era un servizio pubblico per poi inserirli all'interno dell'organico, cioè la voglia di spinare alcuni dipendenti dell'asilo nido, alcuni 3 su 17 non è di smettere sì, ma vorrei anche capire la storia. 13 su 16 già dismesso, perché quindi 13 sono già dismessi, non è di dismesso il servizio pubblico. No, non è dismesso, solamente cambia la formula, formula già ampiamente sperimentata da altri. Che non è poco, ma non volevo entrare. Perché se fa quasi che pensare la forma. No, non è mia dismesso, cambia pure di tutti la forma. Portiamo i dipendenti e aumentiamo la professionalità. Allora, da questo punto di vista, quando si va a dire anche se disponibili per un tempo più limitato, cosa significa? Cioè, gli uffici. Quando si va ad indicare il miglioramento dei servizi di vantaggio per i cittadini, non si dà, si esprime dal punto di vista professionale, poi si dice anche se disponibili per un tempo limitato. Questo cosa significa? Diminuzione degli orari di apertura al pubblico? Cioè, non so, quindi è uno degli obiettivi, quindi questo è una cosa che un po' ci preoccupa. L'aumento dei servizi erogati online, ce ne abbiamo discusso anche oggi in occasione della riunione del capigruppo, questa sì è una bella cosa, perché sicuramente diminuisce quelli che sono i costi. Sicuramente ci saranno altri costi, per i livelli digitali, che saranno costi annui, però sicuramente inferiori rispetto a quelli che sono i costi attuali, quindi questa è una cosa positiva. Quando si parla di intesa programmatica IPA Basso Veronese e Colonese, cosa si intende? C'è scritto intesa programmatica da IPA, cosa sarebbe? IPA Basso Veronese e Colonese. Ma non so che le chiedo perché. Ecco, ci sono le schede, la partenza sì, sono le schede regionali, dove ci colloca.
se no secondo me rischiamo di dare a questa discussione un senso che non può essere. Cioè questo non è un piano esecutivo, non è un piano esecutivo del convenzionamento dei servizi tra comuni. La Regione ci chiede oggi di andare a certificare a noi e a Sorgà, ma soprattutto a Sorgà più che a noi, il fatto che si inizi un percorso per adempiere alcune disposizioni di legge. Cioè sta dicendo la Regione, esiste oggi per i comuni di Sorgà la possibilità di andare a congelare i servizi senza inferiore a 5.000 abitanti? Allora ci sono alcuni dati certi. I dati certi sono che alcuni comuni hanno necessità di, in questo caso Sorgà. Qual è il ragionamento che ha fatto questa amministrazione? Conviene a noi oggi andare a un percorso che porti a un'aggregazione territoriale più forte, facendoci carico di un'operazione politica che possa anche portare a un maggior peso politico, pur facendosi carico di una serie di complessità organizzative? Chiaro discorso? Noi abbiamo detto di sì. Nel senso che siamo ambiziosi, pensiamo che una gara possa supportare queste cose. E abbiamo detto in via preliminare che siamo d'accordo, non solo, come ho messo anche prima, ci farebbe anche molto piacere, che se anche c'è una necessità di legge, anche i comuni di Garza e anche altri comuni partecipassero a un percorso comune. Questo è il primo dato di fatto. Questa sera noi non facciamo nient'altro che fare questo. La Regione ci dice, ah, siete disposti a fare questo, certificatecelo. Il fatto che ci siano delle schede non vuol dire che noi andiamo a fare oggi un percorso in cui riempiamo le schede, ci siamo. È un percorso in cui noi approviamo e ratifichiamo il fatto che i comuni di oggi, Nogara e Sorgà, intraprendono un percorso comune. Siamo, non andiamo qui in là. Teniamo anche conto, così le faccio lo so benissimo, che in provincia visto le vicissitudini che ci sono state tra cavamenti, se mettiamo con un vicolo, se mettiamo via, scegliamo delle condizioni di questo genere. Voi sapete benissimo la tematica sui consorzi, tra un po' ci capiterà questa questione anche dei consorzi nostri, in cui di fatto si va a una dismissione, perché bene o male, al di là di alcune questioni che rimangono aperte, bisogna andare ad affrontare la dismissione dei consorzi, del coordinamento dei servizi e quant'altro è atto a quello. GSM più altre cose, quindi c'è una questione in atto in cui il quadro si va modificando. Non siamo oggi, è chiaro, in grado di avere un quadro preciso, non siamo in grado, diremmo una stupidata se dicessimo che noi abbiamo il quadro, poi lo vedremo anche sui punti successivi. Ci stiamo muovendo su intuizioni, se volete, politico-amministrative, affrontiamo alcuni percorsi. Non abbiamo la soluzione completa. Diremmo una bugia se dicessimo che abbiamo una soluzione completa. Cosa abbiamo fatto noi per questo percorso di convenzionamento con Sorgà? Abbiamo detto di sì. Ci stiamo, ci interessa, il grosso comune della base in prospettiva ci interessa. Ma se poi non succede niente, mi ha detto che ci riusciamo, ma se che non si riesca a unire le forze, può darsi che cambiano le leggi, non lo so, però abbiamo detto che oggi, con le condizioni date, è un percorso che ci interessa. Questo è quello che chiediamo questa sera. Ci siamo mossi su un secondo elemento, perché siccome dal 1° gennaio, come ricordava prima il consigliere Bacco, poi in teoria bisogna cominciare a lavorare su queste cose qua, noi abbiamo detto la prima cosa che dobbiamo fare è unificare un sistema di informatica. Abbiamo preso il fatto che ne avevamo bisogno qua dentro, perché qua dentro ci sono 4-5 sistemi diversi, qui c'è già un po' di caos, per andare a unificare i nostri sistemi con quelli di Sorgà e anche di Garza, senza mai. Quindi questo è il secondo passaggio, e questo è un passaggio operativo, nel senso che non stiamo dicendo faremo, anche oggi c'è stata una riunione quasi finale su questa questione dell'informatica, nel senso che si sono messi a punto con le misure finanziarie, sono messi a punto dei percorsi di apprendimento, che il cambio dei sistemi chiaramente qualche problema lo comporterà, e quindi avremo bisogno dai 2, 3, 4 mesi di corsi di aggiornamento, di verifiche interne, di verifiche di compatibilità. C'è un minimo di percorso da fare che probabilmente comporterà anche qualche problema.
nel momento in cui si decide di farlo, si fa tutto, nel senso che sopporteremo anche questi problemi. Il nostro auspicio è che il tempo sia il più breve possibile e quindi di andare poi a fare questo passaggio dell'informatica, che è fondamentale se vogliamo andare a convenzionamento di uso. L'altra cosa che abbiamo fatto, ed è l'ultima cosa che abbiamo fatto, oltre a prendere atto di alcune questioni che sono già, poi magari l'assessore Modelli vi racconterà quelle storie di cose che stiamo già unito. L'altra cosa che abbiamo fatto è un gruppo di lavoro sostanzialmente tecnico, formato dai segretari comunali e dai capi settore da questo punto di vista, perché dobbiamo mettere insieme, come diceva giustamente Falco, nel percorso che parte dal 1° di gennaio, perché finché non abbiamo fatto la convenzione non possiamo neanche andare a sto cose, andremo a verificare le risorse e quindi ci sarà una contrattazione anche politica, se volete, con Solga, nel senso che non è che vogliamo solo svenarci per fare un piacere al comune vicino. Vogliamo, con pari dignità tra i due comuni, verificare quali sono le situazioni che ci porteranno a un convenzionamento. Questo è il percorso. Altro non c'è in questo momento. Cioè, nel senso che non possiamo dire abbiamo alcune idee, ma non abbiamo certezze, non abbiamo dei liberi, non abbiamo percorsi finali, se non quello che c'è già, che sono le questioni, alcune questioni sul sociale, alcune questioni sui trasporti scolastici, alcune questioni sul, per quanto riguarda la protezione civile, che ci sono in ballo, ma sono embrioni, cioè non facciamoci illusione che ci sia oggi una vera e propria unione tra i due comuni. Sono embrioni su cui costruire un percorso, però ci crediamo. Questo è il concetto, ci crediamo e vogliamo andare avanti. Per quanto riguarda poi l'asilo nido, da questo punto di vista è un percorso anche questo, che poi si dica che si arriva tardi, è vero, che poi si dica che si può fare di più, come sempre, no? Questo punto di vista. Però questo è un percorso che è partito in aprile dell'anno scorso, come sempre, potete dire siete in ritardo, siete non siete in cavalli. Ed è partito, non su sollecitazione nostra, su una serie di constatazioni su cui preferirei non discutere in questo momento, poi fuori da privacy, che potrà dare oggi in ballo, dovrei anche dirci ancora. Da questo punto di vista, su sollecitazioni esterne, noi abbiamo intrapreso un percorso che, devo essere sincero, pensavamo molto, ma molto più veloce. Ma neanche qua non vorrei essere frainteso, ma le regole della democrazia, le regole della contrattazione sindacale, le regole di tutto quello che volete, ci hanno portato forse un po' più in là quei tempi di quello che speravamo. Oggi non viene privatizzato il nido, sia chiaro. Oggi viene modificato l'assetto, anzi avevamo il netto sentore, ci è stato confermato, che una formula di gestione in cui due terzi del personale interno era di fatto privatizzato e un terzo nostro non cambiasse assolutamente niente, in cui venisse gestita complessivamente dal punto di vista tecnico da privati il nido, con un controllo pubblico, nel senso che lì viene lasciato comunque un controllo pubblico di gestione di interfaccia con il nido. È vero che formalmente non ci sono stati incontri con i genitori, è altrettanto vero che prima che si sa. Mi risulta che anche il personale interno avesse bene o male a più livelli e a più formule informate. Ed è altrettanto vero che questo passaggio, ripeto, che non è partito da noi, anche se l'abbiamo accettato volentieri, non vorrei adesso che dicessimo che tiriamo la mano indietro tanto per essere chiari. C'è un percorso che abbiamo condiviso fin dall'inizio, oggi sta portando ad affiancamenti a livello del NIDO e ad affiancamenti anche a livello comunale. Devo anche dire che per quanto riguarda l'affiancamento comunale con buoni risultati. Per quanto riguarda l'affiancamento del nido, in questo momento non abbiamo notizie di disagi, se non alcune questioni di principio che posso anche condividere, se volete, sulla questione del nido, ma che riguardano in realtà un problema più complessivo sulla gestione delle scuole. Prima il consigliere Rivieri diceva giustamente che ci sono problemi di manutenzione, gestione e cose di questo genere. Siamo pienamente consapevoli che il problema della manutenzione degli edifici pubblici, assieme a quello delle strade e del cimitero, è un problema pesante per questo comune,
ripeto, ne siamo pienamente consapevoli, tenteremo di affrontarlo nei limiti delle nostre possibilità. Non so, se vi dicessi che risolveremo tutti i problemi in 3 mesi, vi direi una medicina. Cerchiamo di farlo come possibile. Però è un problema. Come rimane un problema, e da questo punto di vista noi abbiamo posto uno degli elementi per dire, per quanto riguarda l'informatica, uno dei problemi che abbiamo posto, la software house che ci seguirà, che all'interno di questo sistema che è abbastanza aperto, quindi non penso sia abbastanza aperto, ci sia la possibilità di creare un database, tutte le esigenze che vengono poste dai cittadini, quindi anche dagli utenti del nido, da parte di vari cittadini, che venga costituito un database in cui noi siamo in grado di interfacciare immediatamente sia le esigenze dei cittadini con noi, sia le comunicazioni che noi dovremmo dare ai cittadini stessi. Anche su questo, con molto realismo, noi ci proviamo, però sapete benissimo che poi tutte queste cose sono cose magnifiche, sono cose che vanno gestite, quindi gestire vuol dire mettersi delle persone che le gestiranno, che gestiranno queste cose anche all'interno del comune. Noi aspettiamo che ci si possa arrivare. Probabilmente ci arriveremo anche qui con un minimo di gradualità. Vedremo da questo punto di vista, non ci facciamo illusioni. Alcuni passaggi sono già in corso, il sistema è in corso, il sistema supporta questo tipo di comunicazioni, speriamo di arrivarci rapidamente. Poi ci arriviamo, io dico sempre che se un privato ci arriva in 3 mesi, noi ci mettiamo 2 anni. Speriamo che non sia mia così, speriamo di riuscire a funzionare meglio, anche con l'aiuto di chi arriverà qua, con l'aiuto di tutto quello che volete, però oggi oggettivamente è così. Io dico sempre che il problema dei comuni non è tanto e solo il fatto di non avere soldi. È un problema anche quello. Oggi il problema dei comuni è di non sapere come arrivano i soldi, di non sapere come ci programmiamo, di non sapere oggi quello che riusciremo a fare a gennaio, perché le legislazioni sono quelle che sono, e quindi il vero problema è questo, con una burocrazia che sinceramente un cicinino più pesante, oggi ho fatto una lezione all'università della terza età, quindi mi hanno chiesto che differenze c'erano tra 30 anni e adesso, il punto che io ho rimarcato con più forza è che una volta forse meno controlli, però molta più assunzione di responsabilità diretta da parte degli amministratori, oggi molti più controlli che però molte volte paralizzano anche una semplice attività normale. Ma questo non è per piangere, è un percorso che c'è e poi speriamo che anche questo sia buono, non so se lo riporto a quello che mi ha detto. Sì, però devo fare un paio di domande. Se ho capito bene, allora, l'obbligo è in capo al comune che ha un numero di unità inferiore di 5.000. Il comune di Sorgà quindi ci chiede a noi di adempiere, tra virgolette, di aderire a questa convenzione. I punti dove può essere fatta questa convenzione sono i punti dalla A, come si dice, dato atto che dalla A alla L, no? All'interno di questi punti obbligatoriamente, se tu vuoi aderire, ne devi prendere almeno 3. Questi, le 3 che sono state scelte sono quelle che sono state elencate nella convenzione, sarebbero la protezione civile, cioè come nel 2000 dell'anno prossimo in teoria dovremmo andare avanti, tre. No, tutte, ma solo per il primo anno, no, il primo anno 3. È il primo anno, ma scusa, il primo 2012. Anno è già partito nel 2012, no, entro il 2012 fanno convenzionare, vanno fatti gli indirizzi per 3 l'anno prossimo, tutto il resto. Minimo 3. Quelli che avete scelto voi per partire sarebbero protezione civile, servizi sociali, quelli che sono già partiti, come vedete qua, sarà data del 1 gennaio 2012, partirebbero l'anno prossimo protezione civile, servizi scolastici. Non è che le abbiamo scelte, erano quelle possibili rispetto a un sistema di strutturazione del comune di Sorgà che ci permetteva di partire. Sì, cioè, nel senso dire, che di fatto sono già in ballo. Sì, ma voglio dire, perché avete scelto i punti E, G e H, no?
Cioè, non so, una domanda, perché non è stato scelto un altro punto? Te l'ho ripetuto, perché cioè, per quanto riguarda alcuni servizi sociali sono già in corso, quindi sì, non potevamo inventarci altre cose. Perché sono quelli... No, perché che, ad esempio il servizio di protezione civile è già in corso. E parte il 1° gennaio 2013. Allora non si capiamo niente. Ah, perché? Cioè nel senso che ci sono servizi che in via informale, senza tener conto della legge, senza tener conto di una serie di cose, ci sono già, quindi non ce li dobbiamo inventare. Okay. Ci sono già e sono reali, dopodiché li formalizziamo, perché la legge ci chiede di formalizzarli entro il 2012. Quindi prendiamo quelli che ci sono già e diciamo che bello, li facciamo assieme, che siamo, per cui partiranno dal 2012, ma ci sono già, non è che ce li inventiamo. Quindi abbiamo preso, diciamo, quelli più facili, non quelli più significativi o meno. Quelli che ci permettevano di dire che se venisse un'ispezione regionale, ne veniva niente, tranquillo, ma se venisse un'ispezione regionale a fine gennaio, dico, fammi vedere se ti sei in via fatto. Allora Sabe gli dirà, stiamo facendo il cerchio magico, che meglio, l'abbiamo messo in piedi, così via, no? Dato diremo, guarda, ci sono servizi di protezione civile concentrati con altri, cioè siamo in grado di dimostrare che il percorso è partito. Sul resto no, la larga. Ah, vabbè, ti chiedo, no, per capire un attimo di più. Il meccanismo. Cioè, c'erano già dei servizi che avete formalizzato quelli che... Più o meno cose che c'erano, no? Vabbè, comunque, insomma, il nostro voto è sicuramente positivo, speriamo anche di ridurre i costi, però, ripeto, un grosso punto di domanda dove si mette il discorso anche se disponibili per un tempo più limitato. Cioè non vorremmo che i cittadini da questo punto di vista avessero un orario degli uffici più lungo, quindi staremo anche un po' a vigilare su questo discorso. Prego, beh, parto innanzitutto dall'ultima affermazione che ha fatto il sindaco, che ha detto che purtroppo non sappiamo come ci programmiamo da qui a gennaio. Vedo che l'esperienza amministrativa insegna... No, non è che lo sappiamo, non ci danno alcuni strumenti per sapere. Sono d'accordo, volevo dirti che sono d'accordo con te, ma soprattutto che l'esperienza amministrativa ti insegna quanto sia difficile gestire in una letola di leggi, di normative, di regolamenti, di trattative sindacali e di cose che spesso ingessano, spesso o sempre ingessano la volontà a volte di fare o quant'altro. E questo lo dico perché a distanza di quasi 2 anni vedo che l'opinione è mutata rispetto anche alle valutazioni che venivano criticate a chi ha preceduto questo sindaco, al sottoscritto e anche al parco. Perché la verità è che le situazioni sono analoghe e si ripetono e le difficoltà invece che scemare aumentano da questo punto di vista. La legge sulle aggregazioni funzionali, così si chiamano, giusto, è stata fatta per i comuni sotto i 5.000 abitanti e io ho avuto la fortuna di partecipare un esempio fa a una riunione a San Giovanni di Patotto dove hanno spiegato quali sono le finalità della norma e quali sono gli obblighi che questi comuni del nord adempiere. Nogara non è un comune che è obbligato ad agire in aggregazione funzionale, il comune di Soca sì, perché fa 3.500 permesse di circolazione. La domanda che mi pongo e che la pongo con spirito critico è che, premesso che non ho nessuna obiezione o avversione nei confronti dei conterni di Sorgar o Ferrara o quant'altro, con cui abbiamo anche già sviluppato altre relazioni durante la mia amministrazione, perché sennò il cavalca ferrovia nuovo, finché c'era Paolo Andreoli, non l'avrebbero mai fatto, con il sottoscritto sindaco Mazzani, sotto contento, è riuscito a farlo, quindi non ho nessuna preclusione in questo senso. Io voglio dire che in un momento come quello attuale diventa oneroso per il nostro comune. È stato detto, è stato già discusso, dover assumere l'onere di portare avanti la gestione di una convenzione di questo tipo con il comune di Sorgano. Perché giustamente le risorse, non solo economiche, ma anche le risorse umane, sono poche, perché c'è la necessità di gestire servizi che lo stesso comune di Nogara fatica a gestire per carenza di personale,
certi ambiti, e perché gli incombenti, gli adempimenti che sono richiesti agli uffici sono continuamente. Di fatto c'è un sistema di diversificazione con aggravio di oneri sugli enti locali, dal centro, dallo Stato centrale, regionale, verso i comuni, che porterà sempre di più sulle spalle degli enti locali, territoriali, dei comuni, l'assorbimento di funzioni che prima non erano di loro competenza, e questo comporterà impiego di risorse, di denari e anche di personale. Allora, in quest'ottica mi pongo in una maniera critica, ma onesta, cioè il problema se sia sostenibile nei fatti poi la possibilità di una convenzione di questo tipo con il Comune di Sorgà, perché comunque Nogara ha una sua gestione di organizzazione funzionale che è rodata e che comunque pur con delle carenze riesce a sopperire alle esigenze che si sono. Sorgà è una realtà territoriale più piccola, sfornita e sbagliata di personale in determinati settori e soprattutto che necessita di maggior impegno da parte degli uffici nostri. In questo senso, mi permetto di dire, si ritorna all'idea della convenzione, che era un'idea che non era poi stata tanto remota che aveva amministrato in precedenza, solo che ad esempio si era fatto ragionamenti di convenzioni con comuni di pari dignità, se non addirittura più grande, e io richiamo espressamente la convenzione che facevamo a suo tempo con Isola Scala per la gestione di uffici urbani. Oggi ci ritroviamo a convenzionarci per un settore analogo, non so che, dove già sono pochi nostri, negli ambiti degli obiettivi che sono richiamati, nell'ambito degli obiettivi c'è scritto funzioni di polizia locale, chiaro, dopo non voglio essere specifico, abbiamo già convenzionato, esatto, con tutto quello che comporterà su un territorio che è molto vasto, che è molto esteso, che non ha una grande densità abitativa e che quindi ha realtà anche abbastanza differenti, perché comunque Nogara di per sé non è un centro unitario ma è frazionato, è diviso su frazioni abbastanza importanti. Sorgà la stessa cosa, perché c'ha Ponte Possero, Carnaparco, c'ha Ponferraro, c'ha Pampuro e quant'altro e così via. Allora, quello che si diceva prima, mi ha detto prima dal consigliere Falco e anche da Montementi, non sarei entrato nel termine, anche perché credo che, anzi sicuramente diventerà oggetto di specifica discussione sollecitata, penso dal sottoscritto, ma anche penso da altri consiglieri di minoranza, su quello che si sta facendo in maniera volutamente sottaciuta all'asilo nido, quindi di portare via le educatrici che ci sono per portare via, sono state trasferite per applicare all'interno del comune di Nogara, sia un'operazione che va comunque, visto che sono state espresse delle opinioni, che va comunque a depauperare la struttura del nido di Nogara, che io ho avuto la fortuna di trovare, che era una struttura funzionante, che ha ricevuto anche un riconoscimento regionale qualche anno fa, sia per la struttura che per il personale che è messo di opera, che viene fatto in maniera assolutamente sottaciuta e nascosta ai genitori. E questa è una critica che deve essere fatta. Inutile, Sabrina, che scrolli la testa. Tu sai bene quante polemiche e quante critiche stai ricevendo in questi giorni, perché mi vengono riferite dai genitori e anche in una riunione. Va bene, ma mi vengono fatte perché i genitori non gli interessa fondamentalmente chi c'è seduto lì, può esserci la Sabrina, ci può essere Oliviero, gli interessa però sostanzialmente una cosa, che se affidano un bambino che ha un'età da 1 a 3 anni a un'educatrice a settembre, avrebbero desiderio, la volontà e il legittimo diritto di vedere che quella educatrice permanga quel bimbo quantomeno fino alla fine. Questo è sempre valido. Questo è sempre valido. Questo è sempre valido. Certo, questo è sempre valido, anche perché, e qui vado appunto a precisare quello che tu mi stai dicendo adesso, se ci sono state, un bruttissimo termine, dismissioni, se ci sono stati dei trasferimenti, da quel che ricordo non furono volontà politiche a attuare quei trasferimenti, ma furono delle necessità in natura contingibile ed urgente ed oggettiva. E su questo sono sempre a prova di smentita. E allora dico, siccome questa invece è una volontà politica, io vi ribadisco che visto che il sindaco stesso ha ammesso che era già in atto da aprile dello scorso anno, in questo